Allora, mister Cardillo, si è chiusa questa gara che, come del resto è successo con altre gare, abbiamo dato dimostrazione di giocare, potevamo portare a casa anche un pari, ma la squadra avversaria insomma, è stata più brava nel mettere a segno le occasioni che ha avuto. Insomma. Sì, peccato, loro hanno fatto la loro onesta partita, non sono quarti per caso, insomma, sono quarti in classifica, non ci stanno lì per caso. Peccato perché avevamo fatto un primo tempo ottimo, eravamo riusciti a chiuderlo sull'1-0. Purtroppo sì, nel secondo ci sono anche gli infortuni, diciamo. Sì, qualche infortunio, peraltro Luca oggi è stato praticamente il migliore in campo dei nostri, soprattutto nel primo tempo ci ha salvato diverse occasioni pericolose. Peccato perché stavamo bene, venivamo da una bella vittoria fuori casa e oggi contavamo di fare punti. Peccato, veramente peccato, perché probabilmente sì, avremmo potuto tranquillamente portare il risultato favorevole a casa, ma onore a loro che hanno fatto la loro buona partita e alla fine è venuto anche fuori se, la loro maggiore fisicità. Anche se comunque mi va di sottolineare che i primi 5 minuti del secondo tempo forse non eravamo proprio diciamo come il primo tempo. Noi abbiamo sì, una caratteristica nostra è quella che purtroppo rientriamo nel secondo tempo in campo sempre leggermente scarichi, probabilmente è colpa mia che non riesco a dargli la giusta carica tra il primo e il secondo tempo. Sì, ci è capitato più di una volta che di avere questi cali di concentrazione all'inizio del secondo tempo soprattutto, che ci costano poi inevitabilmente una marcatura avversaria, però oggi non posso rimproverare niente alla squadra perché la squadra ha dato tutto quello che poteva dare e c'era qualche giocatore come Cardone, come Stravato che non stavano al meglio fisicamente, abbiamo De Santis fuori, Bruno, purtroppo sono giocatori che noi non possiamo permetterci di regalare agli avversari. Hai dovuto recuperare anche Passanante, credo, no? Abbiamo recuperato Passanante, ma l'abbiamo recuperato ecco, nell'ultima settimana, quindi non era diciamo, al top fisicamente. Però, ripeto, noi siamo là per giocarci la salvezza, io ci credo perché giochiamo queste partite con squadre di alta classifica, ce le giochiamo fino alla fine. Lo stesso 2 settimane fa con l'Ardea che ha rifiutato 13 gol e 11 gol delle nostre dirette concorrenti, ci ricordiamo che a 7 minuti dalla fine eravamo sotto di 2-1, quindi ce la stavamo giocando alla grande nonostante le assenze che avevamo. Io ci credo così come ci deve credere la squadra all'obiettivo salvezza, non dobbiamo mollare di un centimetro e ricominciare martedì a allenarci più forti di prima. Questo Velletri, squadra diciamo maggiore, quella formata da giocatori stranieri, come l'hai vista insomma? Il Velletri, questa squadra è una squadra molto fisica, io penso che loro hanno fatto 2-3 cambi in tutta la partita, potevano ancora giocare un altro tempo per come sono fisici e per come sono preparati atleticamente. Ricordiamoci che il Velletri, questa è l'unica squadra che ha tolto 4 punti a una corazzata come l'Heracles, quindi voglio dire, per noi oggi il pareggio sarebbe stato un risultato d'oro, non d'oro, di platino. Loro è una buona squadra, hanno degli elementi molto tecnici, hanno il 9, il 19, il numero 10, che sono ottimi elementi, che potrebbero giocare tranquillamente anche in categorie superiori. Bella squadra, infatti. Allora, adesso il prossimo match è contro un'altra formazione di Velletri, probabilmente alla portata, speriamo insomma di... Speriamo, anche perché tutte le gare vanno giocate, non ci sono avversari alla portata. Probabilmente il Velletri in casa cercherà sicuramente di fare una bella figura e quindi sicuramente ci metterà il bastone tra le ruote. Ma noi adesso dobbiamo cercare di racimolare più punti possibili per tirarci fuori dalla zona salvezza o quantomeno per arrivare a una posizione di vantaggio negli eventuali play-out per giocarli poi in casa. Allora abbiamo chiuso questa intervista, chiudiamo anche la tua esperienza, mi sembra di capire che dopo questa gara non sarai più l'allenatore. Oggi per me è l'ultima partita che faccio per quest'anno con la maglia del... Vabbè, già hai detto qualcosa per quest'anno insomma. Per quest'anno, sì, per quest'anno purtroppo motivi familiari mi impongono di recarmi per un lungo periodo adesso in un paese straniero all'estero, quindi lascerò sicuramente al mister Collu una buona base da cui partire
E colgo l'occasione, visto che è l'ultima intervista che faccio, con di ringraziare te Felice per l'apporto che ci dai ogni partita, ma soprattutto di ringraziare una persona speciale come Enzo Somaschini, il direttore sportivo, che mi ha voluto fortemente qui, e la famiglia Magone che mi ha fatto veramente sentire uno di casa, uno di famiglia. Ho conosciuto delle persone straordinarie, gli altri dirigenti, ma soprattutto ringraziare questi ragazzi che si sono messi a mia completa disposizione. Giovedì eravamo all'allenamento, eravamo in 17, dopo che all'inizio, quando sono arrivato, ci allenavamo in 5-6 persone, in 17 persone, e si sono messi a disposizione. Ci sono ragazzi che vedono il campo pochissimo, oggi non sono, alcuni non hanno proprio calcato il campo, e li voglio ringraziare veramente perché mi hanno ridato la gioia di dopo la pandemia, dopo questi lunghi anni di lockdown, mi hanno dato la gioia di ritornare in panchina e mi hanno fatto riscoprire veramente l'adrenalina che avevamo perso in questo periodo. Quindi ringrazio tutti di cuore e prometto che il prossimo anno probabilmente sarò ancora qui. Esperienze da ripetere, insomma. Sì, sicuramente, soprattutto per la famiglia Magone, che è una famiglia straordinaria. Ho conosciuto delle persone veramente straordinarie, ma tutti i dirigenti, tutte le persone che fanno parte del Laundromat Gaeta sono delle persone straordinarie. Veramente mi sono trovato come in una famiglia. Appuntamento all'anno prossimo, quindi in bocca al lupo per quello che farà, insomma. Comunque adesso siamo col presidente della squadra ospite, appunto, qui, che ha vinto con il Laundromat, il presidente Idashev. Quindi un tuo giudizio su questa gara? Mi sembra che comunque se Laundromat riusciva a pareggiare non avrebbe rubato niente, però è chiaro che la palla si mette dentro e chi l'ha messa dentro vince il match, no? Allora, diciamo che è stata una bella partita, giocata bene da ambedue le parti, diciamo, giocata bene dall'Andromat, anche da noi. Il primo tempo sono andati in vantaggio loro con autogol nostro, il secondo diciamo che abbiamo pareggiato noi con autogol, però una partita giocata bene da ambedue le parti, un po' maschia, cattiva, diciamo, è stata permessa un po' dall'arbitro questo gioco così. Ecco, è stata una bella partita, combattuta, dai. Complimenti a tutte e due le squadre. Ci devi pensare là per gestire la gara, è chiaro che in campo vogliono giocare, vogliono darsi le botte, sì, quindi sì. Fa parte del gioco, diciamo. È giusto. Ho lasciato un po' andare su alcuni falli un po' più duri del solito, però vabbè, alla fine è andata bene per tutti e due, insomma, dai. Come l'ha vista questo Laundromat? Ma secondo te riesce a salvarsi? Ma penso di sì, è una buona squadra. Io mi ricordo l'andata quando hanno giocato con noi, era una squadra fatta di tutti giovani, i ragazzetti penso dell'Under 21, perché mancavano parecchi dei ragazzi di oggi, insomma quelli un po' più grandi, e hanno un bel gioco, diciamo, giocano, si difendono bene, con l'esperienza che hanno sono sicuro che salveranno, insomma, penso che salveranno. La Blaugrana che cosa si prospetta, diciamo, anche perché vincendo oggi mantieni comunque la posizione, ma guarda, sabato prossimo c'è il big match, credo, diciamo, no? Che sì, sabato prossimo ci stanno tutti e due i big match, noi contro l'Ardea e l'Heracles contro lo Smart Working. Diciamo, loro giocano per altri obiettivi, noi con l'Ardea giochiamo per un altro obiettivo, insomma, puntiamo ad arrivare ai playoff. È il nostro obiettivo, insomma, arrivare ai playoff, poi anche se non ci arriviamo, insomma, va bene lo stesso, noi è una squadra nuova, è il primo anno che famo questa categoria e va bene così. Sicuramente è stata un'esperienza improvvisa oppure è già programmata da anni questa squadra? No, questa è un'esperienza improvvisata così, diciamo, una squadra di amici, di ragazzi che facevano i tornei amatoriali, diciamo 2 anni fa abbiamo deciso, ormai quasi 3 anni fa perché un anno è saltato per il Covid, come sa, abbiamo deciso di alzare un po' il livello, insomma, dai tornei amatoriali, andare a fare una categoria. Abbiamo fatto una Serie D vinta senza mai perdere una partita, insomma siamo arrivati in Serie C2 con qualche elemento che non fa più parte della squadra, però comunque penso che abbiamo fatto un buon campionato lo stesso. Sicuramente. Abbiamo un obiettivo, arrivare ai playoff, poi quello che arriva, insomma, è sempre qualcosa. Secondo lei quale delle due che sta sopra merita di vincere il campionato fra Smart Walking e Heracles? Guarda, secondo me sono tutte e due belle squadre, forti. Secondo me, visto quello che hanno fatto con noi, lo Smart Walking c'ha quel qualcosa in più, non lo so, noi col Heracles abbiamo vinto l'andata, abbiamo pareggiato il ritorno, c'era una buona squadra, insomma, però noi come Blaugrana siamo andati molto in difficoltà contro lo Smart Walking, abbiamo perso tutti e due i scontri con loro, perciò penso che è una squadra un po' più completa, più giovane e puntano a vincere. Insomma, auguro che sia una bella partita la prossima tra di loro e vinca il migliore, ecco. Bocca al lupo, grazie. Bocca al lupo. Allora, presidente Magone, anche oggi la squadra ha giocato,
come l'Ardea in casa 15 giorni fa, però è chiaro che gli errori, alcuni errori ci sono stati, si pagano, e quindi la squadra ospite, che comunque è forte, porta a casa i 3 punti. Ma abbiamo fatto una bella partita, come contro l'Ardea e come sabato scorso, comunque i ragazzi finalmente in campo mettono tutto quello che hanno. Poi purtroppo degli episodi a sfavore ci stanno penalizzando più del dovuto. Io non parlo mai di arbitri, ma oggi purtroppo è brutto dirlo, ma l'arbitro è stato il protagonista di una gara, ma da ambedue le parti, da ambedue le parti. Infatti anche l'altro presidente si è lamentato. Sì, ma è stato un arbitraggio, dispiace perché l'abbiamo avuto anche altre volte e si è sempre comportato bene. Però in partite importanti come queste, dove noi ci giochiamo la salvezza, loro i playoff, fa incattivire una partita che comunque grazie all'intelligenza dei ragazzi è rimasta sempre nei binari. Però insomma, se devono poi loro fare i protagonisti in una gara così bella, diventa poi brutto. Comunque a parte questo, i miei hanno fatto veramente una buona gara, e anzi con l'occasione colgo l'occasione per salutare poi mister Cardillo, che con oggi ci lascia per il momento. Quest'anno ci lascia, è disponibile anche per l'anno prossimo. Sì, sì, ma l'anno prossimo abbiamo tutto un altro progetto dove il mister Cardillo sarà al centro di tutto, quindi ci lascia in questo momento. Dispiace perché stavamo comunque intraprendendo una via ottima, però stiamo in buone mani perché ci sarà mister Collu che adesso prenderà le redini della squadra. Parliamo di questo Blaugrana, squadra che comunque si è vista che è squadra sicuramente di spessore, che merita questa posizione, che è a quarto, terzo posto insomma. Loro sono quarti, no, assolutamente, una squadra molto quadrata, molto forte fisicamente e anche atleticamente. Loro correvano su ogni palla fino alla fine, già ci avevano impressionato all'andata, però all'andata noi eravamo andati molto molto rimaneggiati. E oggi però hanno dimostrato comunque di meritare il quarto posto e di giocarsela fino alla fine per entrare nei playoff. Tra l'altro è l'unica squadra, l'ha detto appunto il presidente, che ha battuto l'Heracles all'andata e ha pareggiato qui con l'Heracles, quindi... sì, ma non mi sorprende, ripeto, perché in campo ci sanno stare, sanno chiudersi, sanno ripartire, perché hanno dei ragazzi che sono molto rapidi, quindi non mi sorprende questi risultati. Altre novità che possiamo dire? Come va il campionato femminile? Il campionato femminile, finalmente le ragazze stanno iniziando a capire i sistemi di mister Collu. E domenica scorsa abbiamo perso 3-1, perché io non c'ero, 4-2 contro la capolista Frosinone. E ci stanno incominciando a dare una mano Natascia Di Mascolo, che finalmente ha recuperato da un brutto infortunio, e Francesca Capomaccio, che pure lei l'abbiamo recuperata, quindi insomma fa bene, diciamo, insomma, ragazzi del genere che comunque hanno esperienza nel futsal, ma sì, dare una mano a loro, no? Ti trascinano le altre, che molte di loro non avevano mai giocato, ma che al tempo stesso avevano dato veramente l'anima, perché comunque sono ragazze che in campo danno tutto, in base comunque alle loro possibilità. Per quello che riguarda la C2, si andrà a giocare sabato prossimo contro un'altra formazione di Velletri, ma mi stavate dicendo che ci sono possibilità che possa, che oggi, bisogna verificare oggi se ha giocato. Esatto, bisogna verificare oggi se hanno giocato, perché andavano a giocare contro la zona Pontina, quindi se non si sono presentati sarebbe la terza, quindi automaticamente esclusi. Pertanto dobbiamo un attimo vedere. Per noi, se si dovesse giocare, è una partita a questo punto fondamentale, anche per recuperare posti play-out, perché adesso dobbiamo cercare di puntare il posto più alto per giocarci, sì, play-out in casa. Certo. Per quello che riguarda invece le giovanili, lo chiedo a te, perché chiaramente volontà tua quella di andare avanti con un discorso giovanile, mi sembra che anche in questo caso stiamo andando benino, no? Sì, domani abbiamo un altro scontro bello importante contro il Vis Latina per l'Under 17 di Mister Latinista, e sempre domani alle 16, purtroppo questo campionato che a noi ci penalizza veramente tanto con queste trasferte, l'Under 21 andrà a Roma.
E manca la femminile a Roma, quindi sì, no, a noi ci penalizza proprio perché purtroppo ritorniamo sempre al solito discorso, lo dico sempre, in zona non c'è niente, quindi dispiace perché ogni trasferta è una faticaccia sia a livello economico con tutti questi aumenti che proprio a livello fisico, perché in una settimana i nostri dirigenti viaggiano almeno due volte per Roma, quindi mi auguro che questo sistema qui in zona possa ecco, ripartire e permetterci anche a noi di fare qualche trasferta un po' più vicino. Vediamo un po' che succede. D'accordo, allora in bocca al lupo, appuntamento alla prossima, vedremo di fare il punto su quello che potrà succedere nell'Andromatta Magheta. Grazie. Salve.